E direi, siamo alla fine di questo 2015. Com'è stato per il tecnico nerazzurro questo anno, questo 1 gennaio, 31 dicembre? Perché di anno solare si parla. A gennaio ero a casa tranquilla, senza problemi, stavo anche, diciamo, abbastanza bene, però mi mancava chiaramente il campo e poi per fortuna è arrivata l'Atalanta e abbiamo iniziato questa avventura, non certamente facile, soprattutto nel periodo iniziale, perché qualche difficoltà c'era, però poi c'è stato così, è arrivata questa salvezza anticipata addirittura. E pertanto eravamo soddisfatti ed ero molto contento. Poi abbiamo iniziato già dalla preparazione, abbiamo visto che la squadra aveva delle buone qualità e abbiamo fatto bene, abbiamo fatto delle partite anche bellissime. Il pubblico si è avvicinato, si è attaccato a questa squadra e questo mi fa enormemente piacere. E abbiamo fatto bene, abbiamo concluso questo anno, direi in maniera positiva. Abbiamo fatto un po' di punti, anche se considerando le prestazioni mi aspettavo sicuramente qualche cosa in più, però vedremo di non sbagliare con l'anno nuovo. Ecco, nel corso degli auguri di Buon Natale lei ha detto: 2015 è andato bene, speriamo che il 2016 vada ancora più bene. È stata un po' ripresa questa sua affermazione. Sì, vabbè, mi piacerebbe perché vedo che la squadra sta crescendo, abbiamo commesso qualche errore che non dovremmo sicuramente commetterlo con un po' più d'attenzione, sicuramente c'è la possibilità di fare meglio. Mister, propositi? Pensierino per questo 2016, perlomeno per quel che riguarda la prima parte del nuovo anno, si chiude a giugno una stagione, quindi pensierini, propositi? Niente, adesso abbiamo 5 partite nel mese di gennaio, mese importante, anche perché adesso ci sono delle voci, non vorrei che turbassero un po' l'armonia all'interno della squadra. E si Questo riferisce al mercato, ovviamente. mercato, sì, spero di no, che i ragazzi siano con la testa qui e non pensino ad altre cose, perché noi bisogna partire forte, bisogna partire a Udine, poi abbiamo il Genoa in casa, per finire questo girone d'andata bisogna fare bene e poi abbiamo altre partite importanti, però intanto pensiamo ad Udine, che partire col piede giusto sarebbe molto molto importante.